Welcome back guys, qui è Fruxus che parla. Oggi siamo tornati sul canale del Clan per farvi questo nuovo fantastico video. Oggi ragazzi siamo, non so perché ho parlato qui. Oggi ragazzi vi porto un Quad Nuclear Equivalent con un Nuclear in 84 secondi. Come avete capito sono 92 Gunstreak più l'altro Nuclear che in soli 84 secondi. Naturalmente squadre multiple. Nuclear in 84 secondi su standoff in core più Quad Nuclear. Gameplay veramente assurdo effettuato dal nostro Buscano Batos. Piccola precisazione, non abbiamo più la sessione spagnola, abbiamo tolta perché non era ai nostri standard. Quindi per quelle persone che dicevano il membro spagnolo, avete la sezione spagnola perché non va nella sezione spagnola, vi ripeto, non abbiamo più la sezione spagnola, quindi va nel clan madre, perché noi non ci chiamiamo Rice Italy, voi nel nome del clan non lo vedete scritto, noi siamo Rice Clan, siamo i Central, come i Carnage sono i Central, i Doom sono i Central. Poi ci stanno i Doom Spain, e quindi Doom Spain, uno spagnolo, non entra mai nei Carnage. Noi abbiamo più la sezione spagnola, quindi se un membro spagnolo ci chiede di entrare a Ultimate Gameplay, noi lo prenderemo. Anche se io vi dirò di prenderlo, perché di prenderli, a meno che non è assurdo come buscano Batos. E inoltre i gameplay a livello italiano, cioè i record, eventuali record italiani da parte di questo... di Buscano Batos, non, ripeto, non saranno considerati quanto tali, perché appunto non ha il benché minimo senso, però europei e mondiali naturalmente sì. Ora basta parlare del gameplay. Ah vabbè, vi invito assolutamente a passare al canale di Buscano Batos, troverete il link in descrizione. Oggi ragazzi non so che metterò nel titolo, chiarimenti, spiegazioni, cazzi e mazzi, bicchemmetti, però vi vorrei un po' parlare di quello che è successo. Allora ragazzi, quello che dirò sarà schietto, diretto, pesante e cattivo. Allora, in questi due giorni abbiamo assolutamente abbassato gli standard, come avrete notato, del gameplay. Perché? Perché non sono stato a gestire il clan. Avevo preso due giorni di pausa perché avevo molto da fare, però visto che questo clan comunque ha bisogno di un punto di riferimento, ma non mi sto a dire che io sono il punto di riferimento di qua di là, perché molti mi dicono sei un montato del cazzo. Fatto sta che in tre giorni che ho lasciato la gestione ad altre persone, vi chiedo enormemente scusa se abbiamo abbassato per questi tre giorni di standard. Appunto non è stata mia la scelta del gameplay, e quindi vi chiedo scusa, ho già chiarito con le persone, e questo fatto non accadrà mai più, avete la mia parola. Vi chiedo scusa inoltre a tutte le persone, eccetto una di cui non vi farò il nome, se siamo stati aggressivi nei vostri confronti, appunto nei commenti, se vi abbiamo risposto male, però capiteci, era un brutto momento e io non ero più un punto di riferimento perché ero uscito per due giorni, tecnicamente anche dal gruppo WhatsApp. Gente che va, gente che viene, gente più falsa di come ho già scritto in un commento, gente più falsa dell'ultimo gioco di Avanti un altro. Quindi ragazzi scusateci ancora, e vi chiedo ancora scusa, cioè veramente sono amareggiato, troppo amareggiato per avere altre parole e continuare questo commentary, quindi boh, fermo qua, è vero. Appunto raga, scusateci ancora se vi abbiamo risposto male, se abbiamo abbassato i standard. Naturalmente torneremo a rialzare gli standard, infatti portiamo questo Quad Nuclear con un Nuclear in 84 secondi, quindi... capiteci un attimo che ho intenzione di riaprire tutto. Inoltre abbiamo tolto tutte le sezioni, certo la latina, ma credo al 90% che la sezione latina anche la elimineremo, perché non vogliamo avere sezioni e vogliamo iniziare a diventare più un clan internazionale tipo Carnage Style, anche se non arriveremo mai a quei livelli, ne sono consapevoli. E quindi ragazzi proviamo un attimo a vedere come va questa cosa. E vi chiedo scusa anche per quelli che mi seguono sul mio canale, perché appunto non sono più attivo, perché questa settimana ho... tutti i compiti in classe, ogni giorno c'ho un compito in classe e c'ho due materie e vorrei finire l'anno con zero. C'ho 5 e mezzo in inglese che domani lo recupero, cioè oggi sentirete questo commento, quindi non saprò come sono andato oggi, sembra strano da sentire ma è così. Spero di prendere un bel voto, così almeno un 6 non mi porto la materia. Sta settimana è decisiva perché per la prossima settimana abbiamo delle cose in programma, quindi se sta settimana è 6, prendi 6 e 6, se 5 e 5, cazzi e mazzi, devo ficchi ben dritto su per il culo. E appunto raga, poi ho 4 e mezza matematica e ho 2 compiti in classe di matematica, però sto studiando peggio di un doggy, e quindi spero di prendere 2 6, prendendo 2 6 credo che sta professoressa
riesca un attimo a capire che mi sto impegnando e che mi potesse pure mettere R6 e se andasse a far culo. E appunto, raga, speriamo che vada bene. Per le altre materie ho 6, molti 7, pochi 6, 2, 3 nelle altre materie, quindi sto abbastanza a porno. Non so più che altro dirvi, perché appunto volevo prendermi sta settimana di pausa, ma ho capito che è meglio che non me la prendo, sennò finiamo nella merda. No, non è vero. Comunque appunto, raga, spero che queste parole, spero che soprattutto nessuno se la prenda per queste parole, però è la pura verità, e come si suol dire, come ho sempre detto e come sempre sarà, la verità fa male. La verità fa male, è vero, ma purtroppo fa male, 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 male. Basta fare cazzoni, quindi ragazzi, se non dico una cazzata a video non sono io. Niente ragazzi, qui il gameplay veramente è giunto al termine, vi invito a lasciare un like, commentino, un po' di comprensione nei commenti, un bel big up a questo video, scrivere due cosine se siete d'accordo con me oppure mi mandereste a fanculo sotto al video. Quindi ragazzi, accetto critiche costruttive naturalmente. Niente, qui da Frixos è tutto, ci si becca un prossimo video, belli riga, e alla buona 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 sganch. Raising through the mumble like a crazy one.